Buongiorno. Buongiorno, sì, eccoci nel nostro Giro d'Italia delle parrocchie, vi portiamo tra mari e monti, perché se l'Appennino Umbro Marchigiano non è molto distante da qui, non è lontano, anzi è vicinissimo anche il mare, siamo a una ventina di chilometri, poco più, dalla costa marchigiana perché siamo a Piediripa, alle nostre spalle sulla collina c'è il centro di Macerata, siamo proprio nella diocesi di Macerata, in una zona che un tempo era agricola, adesso da qualche anno è in fortissima espansione, soprattutto da un punto di vista commerciale, artigianale e industriale. Entriamo subito in questa comunità con il parroco, Don Franco Franzetti. Buongiorno intanto, Don Buongiorno, Franco, buongiorno. e grazie per l'accoglienza. Ci parla intanto di questo territorio, ecco, di quello che era, quello che è oggi e quindi di come è cambiato. Allora, il territorio prima era preeminentemente agricolo, poi è diventato industriale e ora è anche abitativo. Quando è sorta la parrocchia, qui nel 1952, erano più o meno 500-600 abitanti. Io sono venuto 28 anni fa e erano 1.300 abitanti, adesso siamo più di 3.300. Ecco, cambiamento soprattutto a livello industriale e abitativo. C'è anche un centro commerciale, per cui è anche un po' il fulcro anche di Macerata che scende spesso qui a Piedripa. Abbiamo qui vicino anche Corridonia che frequenta abbastanza anche questa realtà di Piedripa. Quindi una comunità giovane, come recente e giovane è anche questa chiesa parrocchiale. Sì, è una comunità molto giovane, su 3.300 abitanti abbiamo una trentina di battesimi l'anno, la comunione l'abbiamo fatta domenica scorsa, erano 26 bambini, la cresima la faremo a giugno e sono 14 ragazzi, e ragazzi poi 17 anni, ecco. Ecco, una parrocchia comunque molto vivace, cioè si fanno tante cose, tante attività, insomma, tanti fronti aperti. Sì, è una parrocchia molto viva, ci sono anche alcuni movimenti, ci sono tante persone, tante iniziative, a volte non riesco neppure a stare dietro a tutte le iniziative che vengono prese dalle varie persone, dai vari gruppi, dai vari movimenti, associazioni, eccetera. Una parrocchia che peraltro è l'unica di questa diocesi dedicata a un maceratese illustre che è stato vescovo di questa diocesi, di questa realtà. Sì, non era di Macerata, era di Civitavecchia, originario, era San Vincenzo Maria Strambi, passionista, sacerdote passionista, che è stato eletto vescovo di Macerata, è vissuto a cavallo negli anni 1800. Poi, quando venne Napoleone, siccome non si sottomise a Napoleone, fu mandato in esilio e alla fine divenne addirittura confessore del Papa. Quindi una bella carriera, Don Franco. E Don Franco ci farà da guida in queste giornate intense alla scoperta proprio della sua comunità. Ma una delle memorie, insomma, non dico storiche, perché la parrocchia è comunque giovane, quindi lo è anche Giuseppina, però da 40 anni e più vive la vita di questa comunità. Sicuramente sì, è vero. Io 44 anni fa, quando mi sono sposata da Coridonia, sono venuta a Piediripa e dico io che dove nasco io muoio come l'edera. Rimango perché credo fermamente alla parrocchia. È una comunità stupenda, è una comunità, come ha detto anche Don Franco, giovane, perché inizialmente eravamo poche famiglie e mano a mano si è ingrandita. Anche i giovani, le famiglie giovani che seguono, sono veramente brave. Via. Adesso già abbiamo ognuno dei limiti delle situazioni, però anche la crisi incide molto sulla comunità, perché bene o male le famiglie un attimino si richiude, però ciò non toglie che la cosa, ancora ringraziando Dio, va molto bene. E voi cercate di essere sempre una comunità, una famiglia di famiglie. Bene, questo perché eravamo abituati così e così noi vorremmo che continuasse. Grazie a Giuseppina e troviamo Michele che è un po', posso dire, un altro sacerdote della parrocchia. No, sto scherzando, naturalmente lui i panni del sacerdote l'ha vestiti veramente, ma in quale occasione, Michele? Sono stato organizzare delle commedie dialettali e mi sono prestato al ruolo, insomma, del sacerdote, del parroco sul palcoscenico. Aiutaci un po' a scoprire le cose che approfondiremo nei prossimi giorni, le tante attività che si fanno qui alla parrocchia Strambi di Piediripa. La parrocchia, come ha detto Don Franco, come ha detto anche Giuseppina, è molto dinamica, ha tantissime iniziative. Lunedì l'incontro biblico sia per gli adulti che per i giovani, c'è un coro che anima la liturgia, ma che magari durante i festeggiamenti del patrono si presta anche per l'animazione, insomma, della festa. E
dopo Cresima, che ha ripreso dopo qualche anno di stanca. Questa nostra, diciamo, progetto pilota che adesso sta prendendo anche in altre parrocchie della Cresima, fatta in tarda età, cioè terzo quarto superiore, 17-18 anni, e un gruppo di catechisti molto folto, un consiglio pastorale che si riunisce una volta al mese per progettare, programmare, insomma, l'attività della parrocchia. Un mese di maggio curato dai bambini delle elementari e delle medie, animato ogni sera, quindi ecco, troviamo un po', come dicevamo, tante volte neanche lui riesce a essere presente a tutte le iniziative. Grazie Michele, tutte le cose che lui ci diceva le scopriremo giorno dopo giorno da qui a venerdì. Per oggi è tutto, vi abbiamo cominciato a parlare di questa comunità, ci vediamo fin da domani mattina alla stessa ora. Grazie a voi studio. Grazie Daniele, naturalmente ti aspettiamo e benvenuti nella grande famiglia.